Ancora controlli antidroga da parte dei carabinieri del comando provinciale di Isernia. Fari puntati su stazioni ferroviarie, terminal bus e luoghi maggiormente frequentati dai più giovani. È in questo contesto che i militari della compagnia Pentra hanno beccato un 19enne con diversi involucri di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, il giovane è stato fermato dai carabinieri nei pressi di un istituto scolastico. Aveva con sé, ben nascosti all'interno di un pacchetto di sigarette, degli involucri di hashish. Il giovane dovrà ora rispondere di detenzione illegale di droga, mentre ulteriori indagini sono in corso al fine di accertare se le dosi fossero per uso personale o se destinate all'attività di spaccio. A Sesto Campano, poi, i militari della locale stazione hanno sorpreso una ragazza di 25 anni proveniente da un centro del Basso Lazio, mentre trasportava in auto alcuni involucri di marijuana. La giovane donna aveva occultato le dosi in un nascondiglio ricavato nel vano portaoggetti. Anche in questo caso, nei suoi confronti, è scattata una denuncia per detenzione illegale di stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro. Il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno ha incontrato il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico per discutere della questione legata alla salvaguardia dei presidi di sicurezza e di giustizia sul territorio molisano. All'incontro, tenutosi a Roma presso Palazzo Madama, hanno preso parte anche i componenti la deputazione consiliare Fusco Perrella e Totaro, l'assessore veneziale in rappresentanza del governo regionale e la delegazione parlamentare molisana. Il presidente Cotugno ha illustrato al viceministro le problematiche che maggiormente preoccupano i molisani, come la chiusura del comando regionale dei carabinieri, di recente trasferito in Abruzzo, e la paventata soppressione del comando regionale dell'esercito prevista per il 2018. Il Molise, ha sottolineato Cotugno, ha fatto della sicurezza interna un biglietto da visita da mostrare e difendere con orgoglio. Il presidente del Consiglio regionale ha poi incentrato il suo intervento sulla permanenza della Corte d'Appello di Campobasso, legandola indissolubilmente alla stessa autonomia regionale. Al termine dell'incontro, la delegazione molisana ha ringraziato il viceministro Bubbico per l'attenzione mostrata. Ora, ha affermato Cotugno, si punta ad organizzare un incontro con il ministro Orlando affinché si pongano le basi per evitare che in futuro qualcuno continui a mettere a rischio la giustizia molisana e la stessa esistenza della nostra regione. Firmato un protocollo d'intesa Regione e sindacati sulla stabilizzazione dei precari della sanità. Si concretizza dunque lo sblocco del turnover del personale medico-sanitario imposto dal piano di rientro. Il tutto dopo un serrato confronto che ha coinvolto le organizzazioni sindacali di categoria e il commissario ad acta, anche presidente della Regione. Lo annuncia la NAO Assomed, che parla di una conclusione positiva. Utilizzando gli strumenti normativi in vigore, spiega il sindacato, si è stabilito di indire i concorsi entro la fine del corrente anno. Il 50% dei posti è riservato ai precari in possesso dei requisiti previsti: 3 anni di servizio al 31/10/2013 oppure 3 anni di servizio alla data del bando, ma in servizio all'entrata in vigore della legge di stabilità. Ora, concludono dalla NAO Assomed, tocca agli organismi competenti regionali e della ASREM mettere in atto con sollecitudine tutti i provvedimenti affinché entro la fine dell'anno vengano banditi i concorsi con il loro espletamento nell'arco del 2017. Il Centro Studi sul Turismo dell'Università del Molise ha avviato un progetto di ricerca per lo studio della percezione che i molisani hanno dell'immagine turistica del Molise. A tale scopo è stato realizzato un questionario volto a capire cosa pensano i molisani della propria regione quando si parla di turismo. L'iniziativa, spiegano dal Centro Studi dell'Unimol, ha fini esclusivamente di ricerca scientifica. Partendo dal tormentone "Il Molise non esiste", ormai da tempo diffuso sul web, si vuole cercare di capire cosa il popolo di questa regione pensa del proprio territorio. Confermata la partenza dal centro Basso Molisano per la nona tappa del Giro d'Italia 2017. Domenica 14 maggio sarà la giornata della Montenero di Bisaccia Black House. La conferma è arrivata nel corso della presentazione ufficiale della Corsa Rosa a Milano. Quella che partirà dal Molise sarà la seconda tappa con arrivo in montagna dopo l'arrivo sull'Etna, come nel 2011 quando il Giro partì sempre dal Molise da Termoli con arrivo a Teramo.